Bene, grazie per questa conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico dell'Licata che è al mio fianco, che è Pietro Ruisi. Spendere qualche parola in più per Ruisi è inutile. Chi della mia generazione l'ha vissuto come giocatore, come uomo, non può dire che bene. Adesso avrà un compito difficile, quello di traghettare il Licata Calcio verso un campionato tranquillo dove si mira esclusivamente alla salvezza. Innanzitutto, perché abbiamo fatto oggi la presentazione al tecnico Ruiz? Perché era una cosa dovuta, visto tanti giorni passati tra il sì, il ma e il forse. Prima della partita di domani con l'Interregio abbiamo appunto voluto fare questa intervista, questa conferenza stampa di presentazione. Accanto a lui siederà Alberto Licata, che sarà l'allenatore in seconda, nonché il preparatore dei portieri. Tutte le altre cariche societarie saranno assegnate la prossima settimana, penso ai primi giorni della prossima settimana. Anche Peppe Cammarata, che è qui seduto insieme a noi, è un avente non titolo, quindi, però ha collaborato molto nella formazione di questa squadra, di comune accordo con Ruisi, e quindi avrebbe molto da dire. Non ultimo, l'ultimo colpo, quello di oggi, che ha portato in giallo-blu Mattia Montefusco, che è già il tecnico conosceva per essere stato con lui a Bitonto in Serie D. C'è da dire anche un'altra cosa: le uniche cariche societarie per il momento assegnate, oltre al sottoscritto che curerà l'ufficio stampa in collaborazione con Andrea Cellura, e il medico sociale, che sarà il dottor Salvatore Bonvissuto, il massaggiatore, che sarà Vincenzo Guttadauro, e poi i muscoli degli atleti, che saranno affidati al Physiotherapic Center. Io mi fermo e subito la prima domanda a Pietro Ruisi, mi sembra d'obbligo: con quale animo si ritorna a Licata? No, l'animo è quello voglioso di poter far bene, dare una mano a questa grande società che nel passato è stato a livelli importanti e in questo momento di difficoltà mi è sembrato giusto mettere a disposizione la mia esperienza, essendo che io a Licata ho cresciuto anche figli, quindi sono molto legato a questa piazza dove io ho tanti amici. Ecco, mister, buttiamoci subito nel campionato. C'è stata una prima partita, quella di Coppa Italia con l'Agragas, dove si credeva che doveva uscire un Licata fatto a mille pezzi, invece no. Ce la siamo giocati alla grande, anzi, per poco non usciva fuori il colpaccio dall'Esseneto. E poi la prima partita contro l'Orlandina fuori casa, dove Licata ha ben retto, trattandosi anche di una squadra che ha finito proprio ieri la preparazione. Quindi dico, i presupposti ci sono per poter lavorare. Ma indubbiamente sì, noi abbiamo fatto queste due partite, quella di Coppa Italia e quella di campionato. La Coppa Italia avevamo solo 5 giorni di lavoro, però i ragazzi l'hanno interpretata bene, hanno avuto un attimo di sbandamento all'inizio del secondo tempo, poi si sono riprese, alla fine se avevamo un po' di fortuna, senza contare che in panchina io non c'ero, c'era Alberto che chiaramente i ragazzi li conosce poco, quindi si poteva fare qualcosina in più, però siamo rimasti contenti della prestazione perché insomma, la squadra ha giocato, ha dimostrato, non ha subito mai niente, ha dimostrato che alla fine se l'è giocato contro una squadra grossa come l'Akragas e poi lì a Capodorlando un episodio ci ha condannato, alla fine siamo stati anche sfortunati perché un paio di occasioni alla fine potevamo buttarla dentro anche noi e finire in pareggio. Peccato perché, ripeto, sarebbe stato importante dei ragazzi che stanno lavorando tanto, è un risultato positivo. Mister, una squadra fatta in emergenza, anche se fatta su solide basi, perché l'Equipe Sicilia, voglio dire, era da lei seguita da tempo. Poi magari Peppe Cammarata può anche intervenire. Cosa manca? No, cosa manca? Io questo l'ho già detto alla società, mancano un paio di giocatori, soprattutto nel reparto avanzato, dove noi siamo un attimino carenti. Credo che la società, io
devo essere onesto, se fino adesso non avevo firmato perché volevo che l'organico era completo, a quanto pare adesso stiamo ottenendo quello che andavamo cercando, e quindi penso che da lunedì prossimo abbiamo quei 2 o 3 giocatori che possono farci fare il salto, soprattutto nelle parti avanzate dove noi necessitiamo più di ogni cosa. Se non ricordo male, mister, visto che è da quasi 20 anni passa che non ci vediamo, hai sempre parlato in termini di gruppo, mai di singolo. Però sull'ultimo arrivato, su Mattia Montefusco, visto che è stato con te a Bitonto, cosa ti senti di dire? No, Mattia Montefusco è un giolli di difesa, può giocare anche a centrocampo. Con me ha giocato un campionato a Bitonto, ho fatto 27-28 partite e 5-6 gol. Poi è andato a Gubbio, dove ha giocato 11 partite in C1, ha vinto il campionato, ha giocato in B 4 partite l'anno dopo. Poi è andato a San Benedetto, ha avuto qualche problemino fisico. L'anno scorso ha giocato in interregionale, è andato a novembre perché venivano infortuni. Però un ragazzo che fino a 2 anni fa aveva fatto 4 presenze in Serie B col Gubbio e l'anno prima ne aveva fatto 11, essendo un 88, considera che parliamo di 4-5 anni fa, era un under. Io la palla la passo subito al direttore sportivo senza carica. Facente funzioni, perché dobbiamo parlare con i termini giusti. Ecco, si è costruita, è ancora un cantiere aperto, possiamo dire, no? Questo Licata Calcio. Si stanno mettendo le pedine al punto giusto, i tasselli al punto giusto. Ecco, ad oggi cosa ti senti di dire, Pepe? Ma io intanto mi sento di ringraziare il mister Pietro Luisi per la grande disponibilità che ha dato al Licata Calcio e alla piazza di Licata. Mi sento di ringraziare Umberto Calaiò, il responsabile dell'Equipe Sicilia, perché ci hanno dato una grossissima mano d'aiuto affinché quest'anno il Licata Calcio potesse scendere in campo già dalla prima di Coppa Italia. Perché se consideriamo che noi abbiamo iniziato con il gruppo e col mister il 22 agosto, potete capire bene che noi stiamo correndo a 300 km orari. Speriamo di fare il meno errori possibili per cercare di mettere a disposizione del mister un gruppo affidabile. E stiamo lavorando in grande sintonia con il mister. Questa è l'ultima prova in Montefusco, che il mister conosce molto bene. Mi ha chiesto se era possibile prenderlo, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Io so di una trattativa lampo, nel senso che c'è stata una scommessa il mister me l'ha detto venerdì dopo l'allenamento, diciamo che venerdì sera il ragazzo stava facendo già il biglietto dell'aereo per scendere. Vuol dire che siamo pure bravi a convincere i calciatori, sia il mister che la società. Come diceva il mister, dobbiamo intervenire ancora sul mercato perché dobbiamo puntellare il reparto avanzato. Penso che abbiamo ieri sera, intorno a mezzanotte, abbiamo chiuso una trattativa importante che verrà ufficializzata lunedì, e poi stiamo sempre vigili su qualche altro colpo che può fare al caso del Licata Calcio, sempre dietro le direttive del mister Luis. Mister, allora domani arriva l'Interreggio, una squadra che è scesa dalla Lega Pro un anno fa, ha fatto un campionato 2 anni fa proprio sul filo di lana, vincendo contro il Cosenza per solo 3 punti. Cosa sappiamo di questo Interreggio? No, io mi sono informato già con Gaetano De Maria del Messina, che è stato un mio collaboratore, mi ha spiegato un po' come gioca la squadra. È una squadra rognosa, che corre, che si muove, quindi ci sarà da lottare domani. Però noi giochiamo in casa, speriamo di avere il pubblico amico come hanno sempre fatto a Licata. Ecco, arriva la domanda giusta: cosa si sente di dire ai tifosi? No, io dico questo, che questo gruppo di ragazzi è sottoscritto, stiamo portando avanti la maglia di Licata per più di 20 giorni, 25, 20 giorni. Allora, se la gente di Licata è quella che conosco io, che ama i colori giallo-blu, deve venire a campo a darci una mano. Altrimenti non va bene. Credo che, come dicono, come conosco i licatesi io che sono legati alla maglia, non devono guardare i nomi, non devono guardare nessuno, ma devono guardare soprattutto la maglia. Gli 11 ragazzi scendono in campo che fino adesso hanno portato avanti il Licata, perché il Licata senza questo gruppo sicuramente quest'anno penso che spariva nel mondo del calcio. Che siamo stati noi con l'Equipe Sicilia, con Umberto Calaiò,
a portare avanti questo progetto e con i dirigenti, questi che ci sono, Moncato sempre vivo, Peppe, Nicola Dionisio, a cercare di organizzare le cose. Senza questi sicuramente quest'anno Licata non faceva né Coppa Italia né campionato. Sarebbe stato, che io poi ho sentito tante di quelle storie. Sì, abbiamo vissuto dei, quindi eravamo tra l'Oriente e l'Occidente. I tifosi devono credere a quelli che indossano la maglia delicata, questo devono fare. Come si faceva vent'anni fa. Tra l'altro voglio dire, com'è partita la favola vostra? È partita su queste basi, con dei ragazzi sconosciuti che poi... Ma noi abbiamo vinto il campionato con Zeman nel secondo anno, eravamo tutti ragazzi di Palermo. E poi alla fine, insomma, la storia la sapete, non è che la ripetiamo. Sono stati anni bellissimi e quindi, e io diciamo che devo questo, è un atto d'amore, che si è commosso pure il tecnico Pietro Ruisi. Fin qui può bastare, ricordo solo domani ore 15 Licata Interregio, tutti a tifare gialloblu. Una sola comunicazione di servizio: domani, per un piccolo problema burocratico che risolveremo nei prossimi giorni, non sarà disponibile il servizio voce e neanche i bar all'interno dello stadio di Uniliotta funzioneranno. Quindi solo per notizia, per comunicazione di servizio. Grazie e a domani.